È una cooperativa che opera nel settore della miticoltura, raccogliere e commerciare pesce. Nella realtà sono vongole veraci, con dei progetti però diciamo di implemento di questa attività primaria, perché poi abbiamo dei progetti anche legati alla ristorazione e anche alla commercializzazione diretta del prodotto, quindi a chilometri zero, come si suol dire. È un settore prettamente maschile e quindi è stata inizialmente un po' anche una sfida, insomma, entrare in campo con una nuova realtà femminile e vedere cosa si poteva realizzare. La signora Maria Cristina per 20 anni ha lavorato come consulente amministrativa. Poi nel 2009 la scelta di cambiare vita e fondare una cooperativa ittica specializzata nella pesca e nel commercio di vongole veraci. Di quella cooperativa, l'unica in Veneto composta di sole donne, oggi è presidente. Ed è anche l'unica donna del consiglio di amministrazione del consorzio Delta Nord, il secondo della provincia di Rovigo per numero di soci. Un curriculum così notevole non poteva che valerle un premio, puntualmente assegnato durante il Galà della Donna di Porto Viro, evento che da 15 anni omaggia le donne che più si sono contraddistinte in Polesine. 15 anni che festeggiamo il Galà della Donna, che è una premiazione d'eccellenza per tutte le signore che si sono distinte nei suoi comuni, nei vari comuni della provincia di Rovigo, chi per la cultura, chi per il sociale, chi per lo sport, che comunque ha dato o ha contribuito alla crescita del proprio paese. Credo che in un'arte così delicata come quella della pesca le mani delle donne siano le mani più sapienti, anche per saper raccogliere dei prodotti straordinari come quelli appunto della pesca del nostro Delta, che stasera appunto si presentano e si presentano insieme a due eccellenze, da una parte le donne e da un'altra parte i prodotti locali. Fra le tante donne della società civile a cui sono andati i riconoscimenti, assumono particolare significato il premio alla signora Pullara e quello andato a Martina Cattin, altra giovane addetta del comparto ittico. La serata di gala infatti è coincisa anche con l'ultima tappa del 2013 del progetto Pesca Amica Miglio Zero, promosso dall'ente Parco del Delta in collaborazione con Coldiretti Rovigo, impresa pesca. Finanziata dal Fondo Europeo per la Pesca, l'iniziativa è nata nel 2011 per valorizzare il pescato delle acque polesane, vongole e cozze, pesce azzurro, cefali e anguille, identificandolo con uno specifico marchio blu e azzurro e rendendolo così direttamente fruibile al consumatore attraverso filiere corte gestite dai pescatori e dagli acquacoltori locali. Questa è la serata conclusiva del progetto Pesca Amica Miglio Zero. Si tende a valorizzare il territorio e il prodotto adesso collegato. Il bilancio è positivo perché comunque a livello provinciale non solo si è parlato di questo marchio, e secondo noi identificare questo prodotto con questo marchio serve a coinvolgere maggiormente gli operatori della pesca e dell'acquacoltura di Rovigo, che sono oltre 2000. Nei prossimi anni sicuramente è prevista uno step successivo. Si vorrebbe avvicinare le altre province del Veneto intanto, facendo conoscere direttamente ai consumatori quelli che sono i nostri prodotti e la passione con cui sono tenuti. Impreziosita dall'esibizione del basso Riccardo Zanellato, la serata ha rappresentato l'occasione non solo per tracciare un bilancio di quanto fatto finora, ma anche per cominciare ad immaginare il 2014, che porterà al Delta del Po il riconoscimento di riserva della biosfera MAB UNESCO. Per il 2014 i progetti del parco sono, allora, intanto portare a casa in luglio definitivamente questo riconoscimento che ci è stato comunicato, che sarà una cerimonia in Svezia, una specie di premio Nobel. E questa è una prima cosa. La seconda, terza, quarta, abbiamo tutta un'altra serie di progetti, tipo il progetto che abbiamo con la Camargue già avviato, eccetera, che oltre che realizzare delle azioni previste nel programma in Camargue, ci sarà anche qui da noi il 7, 8 e 9 di marzo, un appuntamento molto importante, e in quell'occasione avremo anche ospiti, perché cercheremo di mettere insieme più parchi, come dire, che hanno la caratteristica dei delta, e quindi anche il delta dell'Ebro, il delta del Danubio, eccetera, per fare un po' il punto della situazione dei parchi attorno al Mediterraneo e quindi collegare altri progetti per la valorizzazione del riso e quant'altro. Quindi parteciperemo, prepareremo nel 2014 altri progetti per partecipare all'Expo 2015, lo stiamo già facendo anche con Venezia e il gruppo, la commissione che sta lavorando attorno a queste cose, e quindi abbiamo tantissimo lavoro, siamo caricati positivamente e quindi andiamo avanti con
con determinazione e soprattutto con allegria, perché ci piace farlo.